per poter comunicare al carnevale bisogna raggiungere la pancia delle persone nel giro di qualche decina di secondo. Per fare questo bisogna usare il linguaggio visivo, figurativo, che sia un messaggio di spensieratezza, che sia un messaggio drammatico. Quello che conta è che ci sia contenuto e forma in simbiosi e che abbiano veramente una ragione d'essere. Rappresentiamo da oltre 100 anni tutti i mali. Abbiamo sempre rappresentato temi duri, chiaramente nel senso spettacolare della manifestazione, perché a Viareggio si vuole venire a vedere dei carri giganteschi che si muovono. Lo spettacolo deve essere importante. L'adrenalina non può mancare, perché sennò smetti. Fai una fatica bestiale, sei al freddo, sei a alzare pesi, sei a lavorare tante ore al giorno, c'è la passione che ti frega tanto e quindi se tu perdi l'adrenalina, se tu perdi la passione, è finito tutto. Il nostro lavoro è un bellissimo lavoro e creativo, totalmente creativo. Ogni anno ci mettiamo sempre in gioco e cerchiamo sempre di trovare soluzioni e stimoli che ci diano la linfa per fare sempre meglio. Sono 365 giorni l'anno che si lavora, con la testa pensi sempre al tuo lavoro, a quello che è il carnevale, anche perché comunque il progetto non è che prende bene o male solamente i mesi di lavorazione, ma anche l'idea in precedenza, il bozzetto, il modellino, sicché è un lavoro che ti prende una decina di mesi comunque l'anno, di testa, no? Il bello di questo lavoro è che cambia di anno in anno. E il momento che la costruzione, diciamo, ha raggiunto la sua finalità per essere pitturato, quello è il momento che mi interessa di più, perché la pittura mi dà vita. Trasmettere quello che è il mio pensiero di colore su una costruzione per me è il massimo. Il carro, secondo me, deve dare un'emozione. Quella è la cosa principale. Quando riesci a dare un'emozione, diciamo che è fatta. Non è che si deve capire tutto di un carro, è come guardare un'opera d'arte. Se ti dà qualcosa, se ti lascia un'emozione, è già tutto, insomma. Il bello del carnevale è fare un'opera che regali proprio a tutti, cioè dal bambino piccino all'adulto, l'esteta, l'intellettuale, alla gente comune, capito? E che funziona. Nel carnevale deve avere spazio a tutto, dal grande clown al carro più quello serio, che magari anche a vederlo dici che è, perché insomma siamo il carnevale di Viareggio.